Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi voglio parlare insieme a voi di Animali Fantastici, i segreti di Silente. Ragazzi, è stato un film veramente fantastico, non tanto per gli effetti speciali, ma quanto le emozioni abbiano influenzato davvero ogni personaggio e soprattutto il film per intero. Quindi non riesco a capire il senso delle persone quando dicono: no, questo film non mi è piaciuto, non ha senso, non lo capisco, ma non ha senso perché? Per cosa non ha senso? Ok, io posso capire i crimini di Grindelwald del capitolo precedente, ma questa volta Animali Fantastici Segreti di Silente è stata una trama lineare, semplice, facile da capire. Semplicemente, quali sono questi segreti che Silente, Albus Silente, giovane che vediamo in Animali Fantastici, nasconde? Non tanto lui, ma il fratello, perché poi si viene a sapere la vera identità di Credence Barebone, ovvero Aurelius Silente. Non è il fratello di Albus Silente, come magari Grindelwald ci ha detto nell'ultimo, i crimini di Grindelwald nell'ultima parte del film, ma in realtà è il nipote. Il fratello Aberforth ha avuto un figlio che non sapeva l'esistenza se non ultimamente e quindi durante la trama si viene a sapere questo segreto imponente, importante e soprattutto mette a confronto i due protagonisti essenziali, ovvero Albus Silente e Gellert Grindelwald, interpretato magistralmente da Mads Mikkelsen, perché sappiamo tutti, ovviamente, Johnny Depp con la causa che ha affrontato è stato licenziato, è stato sostituito. Quindi, ora, in questo film, Segreti di Silente, Newt Scamander e la sua squadra improbabile di maghi e non solo deve cercare di catturare Gellert Grindelwald, che ovviamente con l'aiuto del ministero tedesco viene scarcerato da ogni accusa e quindi è un uomo libero e non solo, si candida anche per essere il capo dell'intero, diciamo, dell'intero statuto magico. Cioè, veniamo a scoprire un Grindelwald diverso da quello che abbiamo conosciuto fino ad ora, un Grindelwald straordinario perché mette in luce un suo aspetto molto, diciamo, semplice, ma veramente che fa paura, perché non, cioè, con le parole lui convince la gente non solo a votarlo, ma a seguirlo talmente in maniera ferrea, convinta, che è un potere straordinario. La convinzione è un potere straordinario e questo Grindelwald è straordinario per questo. Albus Silente, ovviamente, nella prima scena gli dice che era innamorato di lui, come sappiamo anche dai film, per dire, ma non solo, dai libri. Sappiamo appunto che Albus Silente era innamorato di Gellert Grindelwald. Insomma, questo film è magico, ripeto, non per gli effetti speciali, ma perché mette ogni personaggio a confronto con se stesso. Albus Silente, quando per esempio nell'ultima scena Jacob appunto si sposa con Queenie e quindi Tina ritorna, insomma si raffiorano i sentimenti, l'amore, Albus Silente saprà benissimo in cuor suo che non può avere quella vita, semplicemente deve rimediare all'errore, lui si sente perennemente in colpa e questa colpa, anche se comunque nel 1945 catturerà Gellert Grindelwald e diventerà famoso per questo, quella sua colpa, quel suo risentimento, quella sua emozione latente dentro di lui lo porterà fino alla fine dei suoi giorni, quando Severus Piton lo ucciderà, come vediamo appunto nel Principe Mezzosangue. Ed è un uomo semplice e straordinario al tempo stesso. È un uomo comune perché comunque è sia nel bene e sia nel male, lui si sente perennemente in colpa ed è un Albus Silente veramente straordinario per questo, semplice. Infatti, lui, se non si sentiva in colpa, sarebbe stato eletto lui il capo, diciamo, supremo dell'intero mondo magico. Poi, ovviamente, vediamo nel film come va a finire. E Gellert Grindelwald fugge ancora una volta. Ora, aspettiamo il quarto capitolo e vedremo cosa succederà all'interno della nuova avventura di Animali Fantastici. Non
Già dal titolo, per ora non sappiamo quale sia, è ancora in fase di elaborazione, stanno un po' valutando per vedere come si devono comportare di conseguenza, visto che non ha fatto tanto successo rispetto a quello che si aspettavano, ma che comunque ha lasciato un segno. Semplicemente Animali Fantastici, Segreti di Grindelwald è quel film semplice che può raccontare il tutto in maniera lineare. Ecco perché io non riesco a capire le persone che dicono: no, io questo film non l'ho capito, non ha senso, ci sono buchi di trama. Perché? No, anzi, cioè, fatto in questa maniera qui, più semplice di così, e raccontare la storia in questa maniera qui, non potevano fare. Cioè, meglio di così, non potevano fare. Quindi, questo film io lo consiglio? Assolutamente sì. Lo consiglio perché racconta l'amore. Ogni tipo di emozione, sentimento, sensazione viene raccontato in maniera naturale. Ecco la vera magia. Con i Segreti di Silente si è scoperta qual è la vera magia, ovvero raccontare una storia in maniera magica e naturale. Quindi, semplicemente, questa è la mia recensione di Animali Fantastici e i Segreti di Silente. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima.